Crediamo che se da una parte possiamo sicuramente aiutare le associazioni, le cooperative territoriali, le aziende che operano sul territorio dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, contemporaneamente proprio come Commissione Pari Opportunità vorremmo rilanciare un forte segnale, un forte e chiaro segnale sull'aspetto del diritto dell'ambiente e sui diritti sociali come indicatori di valutazione del PIL. Continua la sinergia tra Comune di Reggio Calabria e ARPACAL e questa volta è la Commissione delle Pari Opportunità a lanciare l'idea di un progetto che sensibilizzi le donne impegnate in vari campi a prendere coscienza delle problematiche che caratterizzano il rapporto tra ambiente e salute. Piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza, penso alla corretta smaltimento dei rifiuti, penso a un'immissione corretta delle emissioni in atmosfera ed è questo il messaggio che deve passare soprattutto con le scuole, perché i ragazzi sono il nostro futuro e dobbiamo cominciare ad educarli sin dalla prima fascia d'età, ecco perché sono loro i nostri interlocutori privilegiati. Il progetto prevede una serie di attività e iniziative che vanno dalla sostenibilità ai reati ambientali, fino all'educazione al consumo etico e consapevole. Tutte azioni sposate appieno dall'assessore all'ambiente Muraga, alle politiche sociali Lucia Nucera e all'istruzione Anna Nucera. Dominella Trunfio per la CNews 24.